Teva, sono i fratelli. Bravi, bravi. Un'altra cosa, però, io sono contrario a quello che dice Luca, che dobbiamo tutti unirci di fronte alla fotografia del bambino. Io sono uno dei pochi che ha detto che la fotografia del bambino, certo, mi colpisce perché è un bambino morto, a parte che si è scoperto che il padre forse era ubriaco e forse ha organizzato lui, non cambia niente perché quel bambino sempre morto è. Però pare che il padre fosse ubriaco, che il padre non so che cosa avesse fatto, addirittura potrebbe essere uno degli scafisti il padre che poi ha fatto il funerale. Comunque quello cambia niente, no, il bambino cambia è sempre niente, una vittima, però attenzione, cosa io dico una cosa già, a me la cosa che mi fa orrore è che si è utilizzata la foto di quel bambino per attaccare chi vuole delle regole sull'immigrazione, per dire semplicemente che chi dice non devono entrare tutti, dovremmo fare come l'Australia, che ne so, cercare di bloccare al massimo quelli che entrano per motivi economici, viene fatto passare per un pericoloso criminale fascista, nazista che vuole uccidere gli immigrati, compreso quel bambino, perché l'operazione che si è fatta su quel bambino anche in Italia è di dire chi vuole regole certe sull'immigrazione, cosa che adesso non c'è, è un fascista ed è uno che ha contribuito all'uccisione di quel bambino. No, quel bambino, come ha detto prima Corrado, come ha detto anche lui, è stato ucciso per altri motivi, le cause sono varie, la guerra che c'è lì, i responsabili di quella guerra, chi non ha fatto nulla per fermarla, punto e basta. A me quello che fa schifo di quella roba del bambino è questo, oltre al fatto la commozione perché un bambino è morto, ma quello è naturale, insomma.